Sono Francesco Andresciani, lasciatemi dire che per me è un onore essere qui. Mi presento, spero velocemente, sono libero professionista e lavoro prevalentemente nel campo architettonico, anche se vivo a Bologna, in realtà le mie origini sono qui, sono di Camerino, ecco. Infatti io sono felicissimo della scelta che è stata fatta di fare questa prima conferenza qui a Foligno. La mia passione per l'informatica è nata quando avevo circa 8-9 anni, erano i tempi del Commodore 64 ZX Spectrum. Devo moltissimo ai miei genitori avermi lasciato, mi hanno permesso di rimanere davanti a quella scatoletta per buona parte della mia infanzia. Oltre alla passione per l'informatica, ho sempre avuto una forte attrazione per la fotografia, per le arti grafiche in generale. Pensate che alla fine di un disastroso primo liceo io fui bocciato completamente, con tutta una fila di 3-4, tra cui però spiccò un 10 in disegno. Naturalmente era un semplice voto di incoraggiamento che però mi convinse a cambiare strada, ecco. E 3 anni più tardi, erano i primi anni 90, fui il primo studente a presentare un disegno col CAD. E fu in realtà una pioggia di critiche, tutti a dire bravo, è facile essere bravo a disegnare col CAD, insomma, anziché tirare le linee. Beh, insomma, eccoci qui, al giorno d'oggi io almeno non uso più una squadra, mi dispiace, ma non uso più strumenti manuali da una ventina d'anni. Non so nemmeno io bene come fece a imparare a usare il CAD, perché all'epoca non c'era internet, non c'erano tutorial, e ci si doveva un po' arrangiare, forse era anche una fortuna. Però il vero motore che mi spinse fu quello di avere un progetto da portare a termine. Ve lo dico perché lo penso ancora, cioè imparare per esempio Blender è l'occasione di avere un progetto concreto su cui lavorare, diciamo, può essere l'occasione appunto per imparare. Ho iniziato la libera professione nel 2001, ma solo molto più tardi ho iniziato a utilizzare Blender attivamente. Come molti altri lo avevo installato perché ero curioso e l'ho disinstallato praticamente subito, non ci capivo proprio niente, mi ha spiazzato. Allora piuttosto ho iniziato a provare altri software che magari non c'entravano niente con la grafica 3D. Insomma, non è stato un amore a prima vista, però effettivamente Blender è stato lo strumento con cui ho iniziato a realizzare davvero qualcosa di utile nella mia professione. Nell'ambito del 3D. E sempre anche in questo caso perché avevo un progetto concreto da portare a termine. Ecco. Nel 2012 ho avuto l'occasione di pubblicare 21 lezioni scritte con un'uscita settimanale in edicola all'interno di una collana che era edita dalla Hobby & Works, che dedicata alla programmazione per l'iPhone, Apple in generale. E da lì, diciamo, ho avuto l'occasione, insomma, di iniziare a produrre un po' di contenuti fino a poi dedicarmi, a partire da più o meno la fine del 2014, esclusivamente alla pubblicazione di video lezioni, ottenendo addirittura dalla Blender Foundation il riconoscimento di Blender Foundation Certified Trainer, scusate la pronuncia, insomma, che tradotto in italiano fa di me uno dei 46 insegnanti ufficiali nel mondo, di cui 6 presenti nel territorio italiano, e lo dico con un certo orgoglio. Ecco. Oggi in collaborazione con l'Associazione Blender Italia mi occupo della sezione dedicata alla formazione, presente sul sito blender.it, e sono qui a parlarvi proprio di questo. Col mio intervento di oggi voglio parlarvi dei progetti che l'Associazione Blender Italia sta mettendo in cantiere per il futuro dell'offerta formativa e quindi, insomma, per l'intero settore della formazione. Uno dei principali scopi dell'associazione è infatti quello di divulgare l'uso di Blender, facilitando quanto più possibile l'apprendimento. Ehm,
risorse e tutorial sono sempre stati raccolti e divulgati dal sito di Blender Italia, ma a partire da un anno questa parte, anche un po' di più, si è deciso di cercare di strutturare in qualche modo le informazioni raccolte, iniziando addirittura a produrre di nuovo in forma scritta. È così che ha visto la luce il progetto Guida, è nato come un vero e proprio manuale introduttivo all'uso di Blender, ai quali hanno collaborato oltre a me nomi illustri come Alessandro Passerello, che in realtà è il vero motore che ci ha portato fin qui oggi, Francesco Milanese, che insomma credo che non abbia bisogno di presentazioni, cui io stesso devo molto e che saluto, Alfonso Annarumma, che ha seguito capitoli dedicati al rigging, all'animazione, il gruppo del Blender Game Engine. Proprio mentre lavoravamo al progetto Guida, che vi invito a leggere se non l'avete ancora visto, e eventualmente anche a collaborare, perché il progetto Guida, anche se è un po' fermo da un po' di tempo, ma è in continuo sviluppo e verrà sviluppato, quindi se qualcuno ha piacere di collaborare è il benvenuto. E io e Alessandro ci siamo detti, ma se oltre alla guida scritta provassimo a creare una sezione dedicata a dei veri e propri corsi online, della formazione a distanza, questo potrebbe rendere, diciamo, più efficace il nostro lavoro di divulgazione, ecco. E, insomma, credetemi, alla sola idea eravamo entusiasti come due bambini e senza aspettare un attimo Alessandro ha installato la parte software necessaria a supportare i corsi a formazione a distanza. Io contemporaneamente ho impacchettato, insomma, quello che era già in parte pronto, e così è nato il primo corso base, che è già online in questo momento, ecco. Era più che altro una scommessa, una sorta di, come dire, un programma in fase di test, una beta, mettiamola. Eppure ha funzionato e, insomma, è stato accolto con un certo entusiasmo. Oggi ci sono circa 500 iscritti alla piattaforma dei corsi e il numero cresce di giorno in giorno. Visto che il sistema funzionava, abbiamo deciso di ampliare questa offerta formativa con l'introduzione di un secondo corso, che è ancora in fase di pubblicazione, chiedo scusa, sono un po' lento purtroppo a pubblicare, l'ultima uscita proprio ieri sera. Questo corso è dedicato all'approfondimento sulla modellazione, insomma, quindi qualcosa di un pochino più avanzato, se vogliamo, sui comandi dedicati alla modellazione in Blender. Il titolo del corso è Modellazione di precisione in Blender, lo potete trovare nella pagina dedicata ai corsi del sito. Ad oggi dunque sono disponibili due corsi, ma la vera notizia è che il sistema funziona, può essere ampliato e stiamo lavorando per ampliarlo. Per poter accedere ai corsi è necessario registrarsi al sito blender.it, ricordo che naturalmente la registrazione è completamente gratuita. Quindi possiamo accedere tramite il menu formazione, al menu sottomenu dei corsi online. E niente, qui troverete i corsi disponibili, una breve descrizione, il costo, il numero delle lezioni e il nome del docente, chiamiamolo così. Una volta entrati nel corso potremo accedere all'elenco delle lezioni, dei test intermedi. Da questa pagina potrete inoltre monitorare il livello di completamento del corso a cui state partecipando. Ogni lezione è costituita da un video, in questo caso è ospitato dalla piattaforma YouTube, e da una breve descrizione degli argomenti trattati. In futuro si cercherà di ampliare questa descrizione, magari consentendo di raggiungere con dei link mirati anche il punto preciso in cui si parla di un certo argomento all'interno del video. Abbiamo poi i test a scelta multipla. In alcuni casi è previsto un tempo massimo per poter rispondere a questi test, anche per incentivare la memorizzazione delle informazioni. Comunque, se è vero che per i test esiste la possibilità da parte di chi segue il corso di autovigilarsi, cioè è un autocontrollo, diciamo, no?
E invece per le prove pratiche il controllo verrà effettuato da, insomma, da chi tiene il corso, ecco, quindi la prova del livello raggiunto viene proprio fatto da una prova pratica. Ecco, qui vediamo ad esempio la pagina dedicata alla prima prova pratica con le istruzioni da seguire. E approfitto di questa occasione per raccomandarmi di seguire proprio le indicazioni che sono riportate, perché spesso ricevo delle mail che sono magari incomplete e faccio fatica un po' a rispondere e tenere traccia insomma, di quello che mi viene inviato. Per ora i corsi pubblicati sono solo due, ma altri sono in arrivo. La sezione dei corsi è aperta a nuove candidature, quindi se avete voglia di provare, e soprattutto se avete esperienze da condividere in forma magari strutturata, non esitate a contattarci. Noi siamo alla ricerca di collaboratori in questo ambito. In queste ultime settimane abbiamo un po' parlato all'interno dell'associazione di come e se accreditare dei docenti, se vogliamo, un po' come fa la Blender Foundation. Però in questa fase in cui l'associazione si sta via via strutturando, sta crescendo, prendendo una forma sempre più matura, più che una sorta di dare un titolo a qualcuno, insomma, noi abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di raccontare, di diffondere le proprie esperienze. Ecco. E, insomma, se qualcuno di voi ha voglia di condividere, noi, di far parte di questa squadra, noi lo accoglieremo a braccia aperte. Ecco. Credetemi, almeno per me è una bellissima esperienza, una grande occasione. Ecco. Questi di cui vi ho appena parlato sono dunque soltanto i primi due corsi messi a disposizione dall'Associazione Blender Italia, ma come vi ho detto altri ne seguiranno. Oggi in particolare sono qui per illustrarvi in anteprima quello che sarà, penso, un grande, un buon passo in avanti per l'offerta formativa del sito. Sapete tutti che quest'anno è previsto il rilascio della tanto attesa versione 2.8 di Blender. E questa sarà l'occasione per lanciare un nuovo corso base. Questo corso terrà conto dell'esperienza fatta con i corsi esistenti, risolvendo magari problemi che sono nati, che sono emersi dai commenti, dalle richieste di aiuto, anche problemi magari presi da segnalazioni dei membri dello staff. Il nuovo corso ovviamente parlerà di tutte le novità che verranno introdotte con la nuova versione di Blender, ma queste novità saranno spiegate come parti integranti di Blender, cioè non saremo stati lì a dire oh guarda che bello la nuova Gris Pencil, o il nuovo motore di rendering, cioè no, fa parte di Blender, quindi semplicemente ne parleremo, ecco, come parliamo, diciamo, già adesso delle funzioni di Blender. Per seguire il corso base è richiesta una minima conoscenza dell'uso del computer, però non è necessario essere già esperti di altri software particolari. Penso che sia una buona cosa avere interessi per il mondo delle arti grafiche, questo in generale, cioè se si è appassionati di disegno, pittura, fotografia, insomma si avrà la possibilità di trovare in Blender un ottimo strumento da esplorare, da scoprire. Il corso base è rivolto sia a chi parte da zero, sia a chi ha iniziato da autodidatta, ma che magari vuole completare le sue conoscenze colmando lacune che magari non sapeva nemmeno di avere. E questo corso è anche aperto a chi vuole migrare da altri software che magari sono solo curiosi di sapere se Blender con Blender si possono fare, diciamo, le stesse cose che già faceva con gli altri. Ora potreste chiedervi perché si insista tanto sul corso di base, invece non ci si impegna a spiegare argomenti magari più specifici, in maniera più approfondita, magari un po' anche come nel caso della modellazione di precisione. Vedete, io penso a Blender come uno scalpello o una penna sfera. Ecco, una penna sfera però mi piace di più. Cioè, io con questa penna io posso scrivere un romanzo, oppure posso scrivere una ricetta di cucina,
posso fare un disegno, posso fare dalla piccola alla grande opera che poi magari nessuno vedrà mai, però il concetto è che ogni singola parola che posso tracciare con questa penna mi è stata insegnata quando frequentavo la scuola elementare, quando insomma mi hanno insegnato a leggere, scrivere e far di conto. Ecco, lo scopo che mi prefiggo almeno nei miei corsi è quello di fornire, diciamo, tra virgolette, la licenza elementare, la base da cui partire per poi crescere in percorsi più articolati. Ecco, qualche tempo fa all'interno dello staff di Blender Italia ci siamo posti la domanda: ma che cos'è base, che cos'è pro? Io credo che non ci sia un argomento che in quanto tale possa essere considerato da professionista piuttosto che da dilettante. Noi possiamo parlare di chimica anche un bambino di 5 anni, se usiamo le parole appropriate, secondo me. Insomma, io penso che si possano creare dei percorsi di base per la modellazione, ma anche per lo sculpting, per la programmazione in Python, per il video editing, e ancora per la simulazione della fisica, per il compositing, il disegno con la Gris Pencil e tanto altro ancora. Ecco, il problema è che per spiegare un concetto in maniera semplice bisogna prima capirlo davvero a fondo, insomma. Insomma, tuttavia, ecco, sappiate che l'associazione, io per primo, come vi ho detto anche prima, siamo aperti appunto a nuove proposte formative, quindi se tra voi c'è qualcuno appunto che si sente in grado di spiegare qualcuno di questi argomenti in maniera più dettagliata, insomma, lo accogliamo a braccia aperte, ecco. Bene, che cosa si imparerà con questo nuovo corso, col corso di base in generale? Ecco, detta in maniera forse un po' banale, ma non del tutto scontata, con questo corso imparerete a usare Blender. Impareremo a conoscere in maniera approfondita la sua interfaccia, ovvero il modo in cui Blender comunica con noi e noi possiamo comunicare con Blender. Si imparerà che Blender non fa paura. Il primo impatto è quello un po' di spaventarsi, io stesso ci sono passato. Blender è sconfinato, questo sì, ma non è difficile, è solo vastissimo. Parleremo poi di illuminazione. Una volta presa conoscenza col suo funzionamento, di come si naviga nello spazio tridimensionale, come si interagisce con gli oggetti, inizieremo ad addentrarsi nell'uso della luce. Può sembrare una cosa un po' strana parlare subito di luce, magari saltando prima la modellazione. Questo perché è la luce la chiave di volta per rappresentare il mondo che ci circonda. Senza luce non ci sarebbe nessuna scena da rappresentare, ecco. Quindi utilizzeremo prima forme semplici per creare scene più complesse con l'utilizzo delle fonti luminose, insomma per cercare di introdurre a chi approccia il mondo di Blender, insomma introdurre il concetto che la luce è importantissima. Parleremo poi di modellazione, qui si inizierà a fare sul serio, non che adesso abbiamo scherzato, però insomma introdurremo il concetto di Edit Mode, di Object Mode, per poi iniziare a utilizzare i principali strumenti per la modifica delle forme. Già alla fine di questa lezione si sarà in grado di produrre delle scene abbastanza avanzate, magari anche un po' complesse. Da notare che nonostante questo sia un corso di base, da licenza elementare, chiamiamolo così, comunque si darà molto, molto spazio a contenuti pratici, delle prove pratiche, ecco, perché come dice anche il proverbio, la pratica vale più della grammatica. Ecco. E a proposito di corso base, vorrei anche invitarvi, una volta tornati a casa, a cercare altri corsi online, magari anche tra quelli a pagamento e anche per altri software. Vorrei invitarvi a confrontare i programmi di questi corsi con quello che cerchiamo di proporvi qui con l'associazione Blender Italia. Parleremo poi ovviamente della definizione dei materiali, delle texture, del modo in cui queste vengono applicate al modello e così via. Parleremo anche di più materiale sullo stesso oggetto, più texture sullo stesso materiale. Insomma, i concetti, gli usi, le cose più importanti le vedremo a fondo.
parleremo poi naturalmente di rendering, di animazione, rigging, fino ad arrivare al compositing finale delle immagini. Introdurremo anche l'uso delle particles, della simulazione della fisica, fumo, acqua, tessuti, eccetera. Questi argomenti verranno solo introdotti, però si cercherà di dare quelle nozioni di base necessarie a proseguire in autonomia. E, insomma, l'eventuale approfondimento ecco, di altri tutorial che si possono trovare online e che saranno forniti ecco, dall'associazione. Insomma, probabilmente poi potranno nascere interi corsi dedicati a ciascuno di questi argomenti, perché ci sarebbe da parlare per giorni interi anche solo del fumo, per dire, o della simulazione dei liquidi o dello sculpting. Parleremo anche di come espandere le funzionalità di Blender mediante l'installazione degli add-on esterni. Sapete benissimo che sono davvero tantissimi. Ad esempio, esistono add-on gratuiti per l'inserimento di elementi architettonici, per la creazione dell'erba, mediante l'uso del particle, add-on che ci aiutano a lavorare in maniera più spedita con i foto inserimenti, con la creazione dei materiali, add-on per gli alberi, per i personaggi. Insomma, potrei stare qui delle ore, insomma nel corso parleremo anche di questo concetto di espansione e faremo anche qualche cenno di programmazione con Python. Nel pomeriggio avremo modo di approfondire questo argomento con l'intervento di Daniele. L'elenco che ho fatto naturalmente non sarà rigido, cioè questa non è proprio la scaletta rigida di quello che sarà il corso, però diciamo sono gli argomenti che verranno trattati. Il corso base sarà un percorso che punterà soprattutto a essere, almeno se si prova ad essere completo. Certo ci saranno argomenti solo accennati, ma una volta completato il percorso formativo sarete, insomma, chi seguirà il corso sarà in grado, uno, di lavorare con Blender, oppure comunque a migrare a Blender. Per questo poi vi rimando anche all'intervento di Claudio Naviglio, che ci racconterà della sua esperienza migratoria. Due, di proseguire gli studi in maniera autonoma, con i tutorial che si possono trovare in rete e anche con i corsi che vi verranno aggiunti all'offerta formativa di Blender Italia. Ecco, ora vorrei parlarvi di un aspetto molto un po' delicato, anche fino ad oggi non è stato mai toccato, l'occasione mi sembra buona. Dovete sapere che produrre queste lezioni è costato e ancora costerà tantissime ore di lavoro. Per questo vi ho detto anche prima, sono un po' lento, è proprio quello che è il tempo. Io personalmente ci sto mettendo il massimo impegno, purtroppo il tempo è limitato. Pensate che per produrre 20 minuti di filmato, almeno per me, sono richieste dalle 4 alle 5 ore di lavoro. Quanto vale dunque questo corso di base? In questo momento e anche in futuro, insomma, abbiamo tre tipi di modi differenti di seguire i corsi. Abbiamo un percorso di base, chiamiamolo basic, diciamo, un corso intermedio, cioè diciamo un modo diverso di fruire il corso, ecco, e uno più completo, con più risorse, diciamo. Partiamo dall'offerta di base. Questa comprende l'accesso totale senza limiti di tempo a tutti i video del corso. Ora, siccome si tratta di diverse ore di lezione e non si parla di ore come in un corso tu per tu, in cui abbiamo il docente che parla magari per un paio d'ore a ruota libera con le pause, le divagazioni varie. In un corso per formazione a distanza, come quelli che l'associazione vi propone, invece tutti i tempi morti vengono tagliati, non ci sono. Quindi 10 ore di corso di questo tipo valgono molte ore di un corso tradizionale fatto in aula. E vi faccio adesso un elenco di offerte che ho trovato online, senza naturalmente fare riferimenti a chi le ha pubblicate, ecco, solo per farvi un attimo capire. Blender corso base 12 ore, circa 150 euro più IVA, un prezzo medio di 13 euro l'ora. 3 di studio, 33 ore, 900 euro più IVA, per un prezzo medio circa di 27 euro l'ora. Maya, poco più di un centinaio di ore, 2.100 euro, circa 19 euro l'ora. Cinema 4D, 36 ore, 800 euro, circa 22 euro l'ora.
Potrei continuare ancora, ma era giusto per fare un qualche esempio. Ecco. Tutto questo per dire che un corso come quello di base, se svolto in aula, durerebbe non meno di 40 ore. E se le moltiplichiamo per quelle 19-20 ore, potremmo arrivare a un valore di 800 euro, non lo so, è solo un'ipotesi, giusto per farvi capire, ecco, che magari un valore viene dato. Ecco. Diciamo che hanno stimato un valore in via prudenziale in 500 euro. Il piccolo asterisco che ho scritto indica che il valore è destinato a crescere col tempo, nel senso che in parte verranno aggiunti nuovi contenuti, in parte per altri motivi che adesso vi vado a mostrarvi. In più abbiamo tutti i futuri aggiornamenti, questo vuol dire che se usciranno nuovi video, questi saranno sempre comunque accessibili. Accesso ai commenti dei video, qui stiamo parlando del percorso di base, chi decide di utilizzare questo percorso potrà aggiungere commenti ai video con eventuali richieste di aiuto, come già adesso. L'iscrizione al canale per la ricezione delle notifiche. Iscrivendosi al canale di YouTube, questa è la piattaforma che continuerà per ora a ospitare i video, almeno i miei, l'iscritto al corso potrà ricevere notifiche per tutti i futuri aggiornamenti. Bene, ecco quindi che ho provato a dare un valore a questo percorso di base. Tuttavia per gli utenti del sito di Blender Italia, vi ricordo che l'iscrizione al sito è sempre comunque completamente gratuita, possiamo dare molto di più, cioè grazie al fatto di essere iscritti abbiamo la possibilità di offrire molte più cose. Intanto ovviamente per gli iscritti tutto ciò che abbiamo detto fin qui elencato è attivo, però in più abbiamo l'organizzazione dei contenuti. Questo è dovuto alla piattaforma installata sul sito che è già entrata in funzione a pieno regime. Il corso, come quelli già presenti sul sito, avrà una pagina descrittiva per ogni lezione. In più sarà dotato di un indice che vi consentirà di ritrovare tutti gli argomenti trattati mediante dei link che puntano direttamente al minuto esatto in cui si parla di un determinato argomento. Questo per ritrovare più in fretta magari informazioni che si cercano di ripescare. Test intermedi. Questi sono uno strumento prezioso, almeno a mio avviso, per capire se stiamo seguendo il corso con il giusto profitto, se abbiamo la necessità di tornare a studiare qualche argomento che credevamo acquisito, ma che così non è. Il mancato superamento dei test intermedi non ci impedisce di andare avanti con il corso, però diciamo sono necessari per dire bene, ho finito il corso. Ecco. Se si è iscritti al sito di Blender Italia, lo sappiamo, abbiamo la possibilità di dialogare con gli altri utenti. L'accesso al forum ci darà la possibilità di scambiarci informazioni e richieste di aiuto. Soprattutto questi scambi di richieste, informazioni, eccetera, rimarranno sempre organizzati, al contrario di quanto succede ad esempio su Facebook, dove tutte le cose passano, scorrono, si perdono nel giro di pochi minuti a volte. Oltre ai test intermedi, il corso prevede la realizzazione di prove pratiche, in cui dovrete produrre degli elaborati su cui avremo lavorato durante le lezioni. Queste prove saranno la vera dimostrazione delle vostre capacità acquisite. Una volta inviati gli elaborati, otterrete una brevissima valutazione del lavoro svolto, in modo da essere sicuri di aver superato la prova. Vedete quindi che iscrivervi al sito di Blender Italia e entrare a far parte di una comunità di blenderisti non solo è gratuito, ma offre un certo vantaggio nella fruizione del corso, dei corsi in generale. Veniamo ora agli associati, naturalmente anche per loro è valido tutto ciò che ci siamo fin qui già detti, ma per chi decide di aderire a questo grande progetto che è l'Associazione Blender Italia, insomma abbiamo deciso di riservare ancora più vantaggi, diciamo. Il primo è un'assistenza più che diretta, direi, privilegiata. Ecco, chi mi conosce sa che bene o male, magari a volte con un po' di ritardo, però rispondo sempre a tutti quelli che mi scrivono, sia sul canale YouTube sia via mail. Ecco, negli ultimi mesi i contatti che ho avuto sono cresciuti con un ritmo costante e a volte anche un po' accelerato. Credetemi se vi dico che questo mi fa tanto piacere. Purtroppo arriverà il momento in cui non riuscirò più a rispondere a tutti, ecco, è proprio un mio limite. Credetemi che davvero mi dispiace. Ecco, a quel punto cercherò almeno di dare assistenza a chi tra gli iscritti del corso ha deciso di credere nel nostro lavoro associandosi. Non so se questo per voi abbia una sorta di valore, ma lo spero. Ecco. Gli iscritti all'Associazione Blender Italia avranno un accesso a una raccolta di materiali
create dagli iscritti stessi, utilizzabili liberamente anche in campo professionale. Questa libreria è e sarà sempre in continuo sviluppo, ampliamento, ci stiamo lavorando. Sarà inoltre un ottimo strumento da utilizzare quando ci si cimenterà nelle prove pratiche. Come per i materiali, per gli iscritti è presente anche una sezione con degli oggetti di varia natura, scaricabili, riutilizzabili nei propri progetti. E anche questa sezione è in continuo sviluppo e ne approfitto per segnalarvi che se avete piacere di contribuire, naturalmente, insomma, vi accogliamo a braccia aperte. Ecco. Al termine del percorso, una volta superati i test intermedi e ottenuto le valutazioni positive delle prove pratiche, sarà possibile ottenere in formato digitale l'attestato di partecipazione al corso. Questo documento attesterà che l'iscritto ha acquisito le capacità fondamentali per padroneggiare l'uso di Blender. Ecco, stiamo inoltre valutando se applicare il superamento di questo corso di base per poter accedere a corsi più avanzati. Inoltre, e qui mi rivolgo ai liberi professionisti come me, che hanno a che fare con, ormai da anni, con l'obbligo della formazione continua, stiamo lavorando per ottenere la possibilità di erogare crediti formativi. Sarò sincero, non so quanto tempo ci vorrà, se ci riusciremo, ma insomma se c'è una strada la troveremo. Ecco, questo vuol dire insomma che per i professionisti potrebbe essere un buon strumento. E se qualcuno tra voi che è un libero professionista magari ha dei contatti con gli ordini nazionali e può darmi una mano, insomma se mi può contattare sarebbe molto utile. Ecco. Vi ricordo infine che chi è iscritto all'associazione ha accesso a particolari convenzioni che consentono di ottenere prodotti che normalmente sono a pagamento, magari ad esempio con alcune esercitazioni pratiche o materiali didattici aggiuntivi, insomma con fortissimi sconti. Bene, ecco quindi che abbiamo delineato tre modi di approccio al corso di base, abbiamo dato loro un valore venale, diciamo, cercando anche di raffrontare con altri corsi esistenti sul territorio. Ma alla fine quanto costerà questo corso base? Fino ad ora ci siamo abituati ad avere tutto gratuito e il corso basic continuerà ad esserlo e lo sarà naturalmente anche per gli iscritti e ancora per gli iscritti all'associazione. Tuttavia rendere gratuito il corso per gli associati mi sembrava ancora troppo poco, perché insomma io credo tanto in questa associazione e quindi insomma chi otterrà il corso, chi completerà questo corso in più, diciamo, avrà da parte mia, diciamo, in forma gratuita, diciamo, tutto ciò che ho prodotto che adesso viene messo, diciamo, in vendita, insomma tutte quelle poche cose che sono a pagamento le voglio regalare, perché io ci credo tanto nell'associazione e, insomma, vorrei cercare di coinvolgere, ecco. Grazie. Grazie. Mi faccio una promessa, l'associazione Blender Italia non è contraria alla divulgazione di prodotti a pagamento, anzi, ecco, uno dei principali scopi, oltre alla divulgazione dell'uso di Blender, è quella di permettere agli associati di lavorare, di fare business, creando ad esempio un elenco di professionisti accreditati, mettendo in contatto chi offre le proprie prestazioni con chi le cerca, fornendo una vetrina rivolta ai potenziali clienti che siano interessati ad artisti e tecnici che sappiano utilizzare Blender. Quindi anche fornendo contenuti formativi a pagamento. Io stesso ho creato due brevi serie di lezioni dedicate a esercitazioni pratiche che potete trovare sul canale YouTube, che potete acquistare tramite Gumroad. Ma perché gratis? Spesso si sente dire che se un prodotto è gratuito, allora il prodotto siamo noi. Cosa c'è sotto allora? Sapete, io sono stato anche criticato aspramente in passato per il lavoro che stavo svolgendo, perché stavo, tra virgolette, rovinando il mercato chi faceva corsi a pagamento. E non ho preso la leggera queste critiche, ci ho pensato su molto, anche perché venivano da una persona che stimo molto e anche se avevamo punti di vista differenti. Ma stavo davvero facendo la cosa giusta, ero quasi tentato di smettere. Ma poi mi sono detto, ma la conoscenza non è forse una delle più grandi ricchezze che abbiamo? Non è forse la condivisione della conoscenza che ha reso possibile l'evoluzione dell'uomo stesso?
Giovanni, il geometra presso cui io feci il praticantato, che saluto, un giorno mi fece notare che se due persone si scambiano dei beni materiali, entrambe acquistano qualcosa, ma ne rinunciano a un'altra. Se invece due persone si scambiano un'idea, o meglio un'esperienza, entrambe le persone avranno un'esperienza in più, senza aver perso nulla. Sono passati 20 anni da quando mi ha detto questa cosa, ancora oggi ci penso. Quindi ancora, perché è gratis? Per molti motivi. Per prima cosa, perché il primo a imparare sono io. Come vi ho già detto, se per spiegare un concetto, per renderlo semplice, bisogna prima averlo capito molto bene. Poi, perché nel condividere ciò che ho imparato non ho nulla da perdere, anzi contribuisco a far crescere una comunità, contribuisco a aumentare il numero di utilizzatori di Blender, di conseguenza contribuisco ad ampliarne il mercato. Mercato in cui io stesso esisto. E più il mercato è ampio, più le persone mi contattano offrendomi un lavoro. Credetemi, io ho avuto persone che mi hanno contattato anche dal Cile. Insomma, c'è un ritorno grandissimo in questo lavoro. E sì, poi anche se piccolo, dei ritorni pubblicitari, stiamo parlando dell'ordine di un caffè al giorno sul canale YouTube, ecco. Un caffè però dal sapore molto buono. E ho dei ritorni nella vendita delle dispense, delle esercitazioni pratiche. Ci tengo a dire che questi materiali sono aggiuntivi, non sono, sono solo un completamento, non sono necessari per poter apprendere, ecco. Magari se quello che mi sento di chiedere, ecco, se in cambio potete condividere questa cosa con i vostri canali, ecco. Insomma, ci tengo a dire che non è obbligatorio, ecco. Tengo per ultimo ciò che in realtà è la fonte, poi chiuso, è la fonte maggiore di guadagno per me, che è ricevere i ringraziamenti di chi apprezza il mio e il nostro lavoro in generale, dell'associazione. Credetemi che sono davvero questo il motore che mi fa andare avanti. È un vero guadagno per me, è stupendo. Sapere di essere utile a qualcuno è eccezionale. È un appagamento incredibile, grazie. Thank you.